Io un po' vorrei riprendere il discorso che ha fatto Cesare, che è sempre illuminante nella sua atteggiamento, l'atteggiamento giusto di un cittadino che per fortuna forse sarà che vive a Roma, quindi si snebbia la mattina, si libera dagli orpelli della provincia e viene qua con una certa lucidità e dice: oh, ma che cazzo stiamo a fare? E in effetti è un po' così, è terribile la circostanza che siamo costretti a vivere. Noi abbiamo organizzato un dibattito per avere delle risposte, ma per avere degli impegni finanziari, per avere una serie di fatti, per spostare un po' avanti il discorso concreto, risposte concrete, impegni concreti, atti. E abbiamo trovato l'ottimo Fontana, che è terribile. Io uno meglio di così non lo potevo trovare, perché andava bene per tutti, perché una capacità di giocare al rialzo, di non rispondere alle domande, di farti 300 domande, noi usciamo con i ripetiti e vi vedo poi. Cioè, cazzo, ma prima mi ha fatto grandi dubbi, tutte le risposte volevo, mi ha fatto 300 domande, non usciamo da questa cosa, perché d'altronde è una professionalità antica, non è che uno che è arrivato da... Quindi se lo sono litigato un po' tutti, il ministero, l'ANCI, quindi è un uomo di peso e anche di capacità dialettica e filosofica, ermetica e intrinseca, terrificante. Allora io voglio riporre le solite domande, perché poi pure chiude forte, andò, parlane tu del Parfas, io ne dico parlo. Sono incompatibile ambientalmente col territorio, non ne potrei parlare in questa regione di territorio di ambiente, sono proprio incompatibile, quindi capite bene che qual è la situazione. È kafkiano, lui non si riesce a capire con chi te ne può parlare, chi ci può dare le risposte, perché i tavoli si susseguono e noi presentiamo trasparenza, ci sta qualcuno ingenuamente il regolamento, ma se manca i consiglieri possono parlare. Sta scritto nell'ordinanza, addirittura nel comune dell'Aquila, se il sindaco decide di fare una cosa entro 15 giorni il consiglio comunale gli risponde va avanti di tranquillamente. Quindi queste sono le questioni. Allora io vorrei riporre il problema di tifo, perché c'è stato riproposto con la dimostrata, visto quella cosa che vi dicevo già un mese fa, Fontana ha fatto le linee guida per le 6 zone del centro storico, non per il centro storico, quelli che muovono, c'è qualcosa di interessante che è stato messo sulle unità minime di intervento da leggere, quelle leggetele, perché sono finalmente modellazioni normative che sono state fatte in altre regioni che hanno avuto i terremoti e che erano forse le prime cose da cacciare fuori, cioè come si fanno le unità minime intervento, come si individuano gli aggregati e poi immediatamente dire quali sono i finanziamenti. Queste erano le domande fondamentali che andavano fatte da parte della regione, del commissario prima e del commissario dopo. Questa è la questione di fondo. Ma su questo non c'è stato fatto, dice no, le 6 zone che voi pensavate che erano state tirate fuori dalla zona rossa, tutti contenti, festeggiavamo, finalmente possiamo intervenire, no, voi dovete stare le 149 pagine, dovete fare i piani di ricostruzione, allora pure quelli di Piazzale Paolo, della Villa, quelli della Lauretana, quelli della Santa Maria dei Fasti, che sono palazzini accessibili, tranquilli, condomini normali come tutti quelli che sappiamo a Pettino, che nell'altra parte della città, sono subordinate alle 149 pagine metodologiche e quindi non si sa pure quelli quando partiranno, probabilmente quelli speravano di poter partire subito, no? Di poter fare subito le perizie finalmente individuate, tant'è vero che l'ordinanza diceva per quelli A, B, C, E che stanno all'interno però possono far capo alla vecchia ordinanza, finalmente si sblocca tutto, uno poteva pensare, non è vero così, perché purtroppo ci sono queste sei zone nelle quali bisogna rifare la tiritera del piano di ricostruzione. Poi c'è in parallelo il sindaco ha fatto un altro provvedimento, quello delle perimetrazioni, che è uno strano oggetto pure quello di fatto, nel senso che fa capire e non capire, annette delle zone inedificabili di fatto a tutti gli effetti, che stanno come il versante che va dalla porta di Napoli fino al fiume, e come altre zone che non hanno avuto danni, probabilmente come zone E, sicuramente da ristrutturare, ma se è vero che il clima, che non ci sono soldi, che non ci sono garanzie finanziarie, perché il buon Fontana si fa carico, si sta facendo carico da 2 mesi, dice io queste cose le riferisco a Chioti e poi a Tremonti, ma là se non, il nodo non me lo risolvono, l'ha ripetuto pure oggi, no? Allora quando la finiamo di delegare a Fontana questo compito così gravoso, no? E ci impegniamo tutti a aprire questa vertenza ufficiale come città,
non ci vogliono far ricostruire questa città, non so se l'avete capito. Noi navighiamo tra manovre tecniche fuorvianti e dilatorie e una incapacità di dare risposte concrete. Noi vogliamo sapere, lei immediatamente vorremmo farle. Temo che con i 4-5 sportelli, perché avete visto Relus, Cineas, Fintecna, sono diventati momenti di consulenza di Fontana, per tutti quelli che sono costati milioni di euro, no, finalmente. Fontana vuole fare un'altra unità di missione, giustamente, di 30 persone. Abruzzo Engineering, che non dà le commesse, se lamenta, dice, ma noi siamo 220 tecnici, perché non ci utilizzate? Cioè, è una situazione veramente terrificante. E noi in tutta questa situazione non riusciamo a delineare un progetto, e allora è facile prenderci per i fondelli. Chiunque, se noi non ci riappropriamo di una dignità di cittadini e non delineiamo noi un programma strategico per questa zona, e quindi imponiamo le risposte, siamo pure disposti. Caro Fontana, al prossimo tavolo, quando vai con Tremonti, dici, puoi portare dietro tutti quanti, veniamo noi a prendere, così vediamo come stanno le cose, vediamo, facciamo sentire a Tremonti il polso della situazione vera, perché se, probabilmente se non sentono il polso elettorale, il polso del malcontento, questa gente al tavolo segreto, in camera carità, se non te darebbe, cioè, però tanto qui sono tanto buono. Giustamente qualcuno, sì, Lolli mi faceva domanda, ma come volete restituire il 100% delle tasse? Perché voi ci giocate al rialzo. Quell'altro ha detto l'altro giorno, no, massimo possiamo chiedere il 55% dell'energia. Cioè, e qualcuno comincia a pensare che sia proprio coglioni veramente. Perché ci dice, ma come ci hai chiesto, ci ha detto prima, ma non potevi chiedere il 100%? Hai visto? Io te l'avevo detto, ragazzi, perché è il 100%? Ma perché l'Umbria e le Marche hanno restituito il 40% delle tasse? Perché io sono cittadini di serie A, noi siamo i coglioni famosi, se ne si è accorto subito, quindi... Allora, signori, è un gioco terrificante, quindi noi usciamo da questa cosa, noi ci possono dare le risposte che ci possono dare, noi però dobbiamo capire la grande malizia di fondo, il fatto che c'è un disegno dilatorio e fuorviante, che c'è un tentativo di svilire questa città, questo capoluogo dal ruolo che ha, c'è un tentativo latente che passa per l'attacco all'università, per la mancanza di posti letto, per la mancanza di un progetto produttivo. Noi non abbiamo un'industria, ma abbiamo chiesto finalmente, grazie a lui, dice che ci ha tradotto in posti di lavoro, in possibilità, e finalmente, allora questa industria va fatta subito, è la prima cosa che va messa nella richiesta. Voi dovete, oltre che fare la zona franca, e dovete fare questo tipo di vertè, questo tipo di risposta, la vogliamo concretamente, ma in 3, 4, 5, 6 mesi, quando ci vuole per ubicare in questo territorio una industria che faccia pannelli fotovoltaici raffinati, come ci ha detto l'amico esterno, oppure che faccia pannelli, pareti montate a coibenza altissima. E queste sono le questioni, perché non chiediamo 1500 posti di lavoro? È questa la vertenza. Noi dobbiamo quindi ritornare a queste domande molto semplici e chiedere risposte concrete. Non ci bastano i geroglifici tecnici, le linee operative che non sono operative. Quindi, caro Fontana, diciamo che le 149 domande probabilmente non ci servono, le 149 pagine di metodologiche per la villa, per la loro, non ci servono, servono quelle sulle UMI immediatamente, perché ci avete chiesto, dobbiamo individuare noi gli aggregati vanno fatti su basi tecniche, su lettura statica, sulla lettura delle crepe. Allora si dividono quali sono i funzionamenti strutturali degli aggregati, si capisce bene, e vogliamo sapere se finalmente la risposta sul 100% della parte portante degli aggregati è coperta o no. Voglio sapere io a San Pietro se mio zio, fatti ti propongo l'aggregato fra la prossima settimana, se tu me lo finanzi, me lo rendi e mi consenti di partire. Voglio sapere quando invece fate un piano immediato in termini per le zone vive della città, per quelle immediatamente riattivabili, come il corso, la piazza, questo è un piano prioritario, non la villa, la villa dal condominio. Qui dovete mettere un po' il supporto, la vostra fantasia, la vostra capacità tecnica e il vostro impegno economico, qui, perché deve ripartire questa parte della città, la spina dorsale della città, per dare un segno vivo di ripartenza, altrimenti non ci siamo, non possiamo stare a fare i compitini astratti che non trasformano niente. Quindi immediatamente un progetto produttivo, quindi zona franca, progetto strategico, e il Presidente ce lo deve dire. Sul Parfas, io ho trovato, eccolo qua, guarda, c'è un Parfas, guarda, 2007-2013, che ci stanno 38 milioni di euro, e la Regione è obbligata, lo sa oramai dal 2007, a fare un programma organico di intervento che prevede 5 azioni, guarda cazzo, sono tutte quelle che dobbiamo fare al cratere. Guarda un po', che cazzo è successo? L'hai visto?
E lo dovevo dire? Ma che cazzo, ti ho detto, ti applaudo per un mese, dimmelo tu, no, che mi finanzi questo, l'80% di questo programma vanno anche la terra dell'acqua, mi danno. È semplice la risposta. Non è che ci serve chissà che, ma non si vogliono prendere impegni concreti. Non siamo in grado di pretendere, perché noi abbocchiamo a tutto, perché noi siamo veramente dei coglioni e dobbiamo smettere di essere tali. Dobbiamo essere cittadini capaci di criticare, di leggere gli atti, di non obbedire le promesse a farci sulle spalle, ma di leggere gli atti programmatici e finanziamenti.